votare il candidato sindaco Carlo Cibetta e un invito per il nostro candidato alla provincia Domenico Nigro. Noi e voi ce la faremo per un paese più bello. Viva Palazzolo! Buonasera a tutti e ben ritrovati per questo comizio conclusivo. Questa sera io parlerò soprattutto della mia candidatura alle elezioni provinciali, spiegando le ragioni e gli obiettivi. Tuttavia ho il dovere e anche il piacere di dare qualche risposta, perché come avete visto nelle ultime settimane, a parte il terremoto del 1693, poi i miei avversari mi hanno accusato di tutto. Parlerò delle cose che mi stanno a cuore, delle cose in cui ho creduto e credo. Credo nel territorio, credo nel riscatto del territorio. Il sottoscritto ha avuto l'orgoglio, il coraggio, la dignità, l'amore per questo paese, per combattere per il riscatto del territorio. Siamo stati ad un passo dalla vittoria. Nel gennaio 2008, pochi mesi fa, l'assessorato alle autonomie locali ha autorizzato il comune di Palazzolo ad indire il referendum consultivo. Poi è intervenuta una sospensiva del TAR e quindi è ritornata in alto mare questa battaglia, ma io questa battaglia l'ho combattuta, la combatterò fino a quando avrò un istante di vita, un anno, combatterò questa battaglia. Ho detto milioni di volte che quei territori ci appartengono perché sono stati resi fertili dal sudore e dal sangue dei nostri avi, dei miei nonni, dei vostri nonni, dei nostri avi, dei vostri padri. Ci appartengono, mi batterò perché Canicattini Bagni non sia un enclave nel cuore di Noto. Mi batterò perché Marzaneni, non può accadere che in una città come Marzaneni un cittadino ha la stanza da letto in territorio di Noto e la stanza da pranzo in territorio di Pachino. Sono assurdità.